Una bagarre che da qui ai prossimi giorni non farà altro che incrementare voci e ipotesi sull'aeroporto di Reggio Calabria. Questa volta è il turno di Fratelli d'Italia, che attacca frontalmente la gestione di Sogas e la partecipazione dell'amministrazione comunale, oltre che Alitalia, che ha già comunicato di voler abbandonare lo scalo reggino, nonostante la tratta che collega Reggio a Roma e Milano sia onerata dal Ministero dei Trasporti. In un rinomato bar del centro cittadino ad Armanforte, alla causa lanciata da Fratelli d'Italia è stato tra gli altri il consigliere comunale Massimo Di Pepi, che non ha risparmiato strali contro la gestione e la programmazione dello scalo del Tito Minniti. Il problema non è la Sogas, è un falso problema, è un problema ma non è il principale. Il problema principale è la volontà politica del PD nazionale, che per bocca di Ernesto Carbone 2 anni fa ha detto l'aeroporto di Reggio va chiuso. Infatti l'aeroporto di Reggio sta chiudendo. Con gli ignavi, che sono i nostri politici locali, che non hanno fatto assolutamente niente, il primo è ovviamente il sindaco Falcomatà, che oltre a fare le letterine del mendicante non ha saputo fare nulla, ripeto nulla, si doveva chiedere che l'aeroporto di Reggio diventasse subito aeroporto di interesse strategico, a voglia avere il ministro Del Rio come amico, assessore aggiunto, quando non gli si chiede niente o comunque se gli si chiede qualcosa non fa niente. Seconda cosa, bisogna chiedere la continuità territoriale. La regione Sardegna ha avuto 66 milioni di euro per 4 anni, per avere i collegamenti di tutti gli aeroporti della Sardegna con gli hub principali Milano e Roma. Noi, i nostri, non hanno neanche chiesto la continuità territoriale. Antonio Morelli per la CNews 24.